Longarone Fiere ha ospitato domenica 26 giugno l'Assemblea Generale delle Proloco del Veneto. Sono 537 nella nostra regione, dato in crescita di 21 unità negli ultimi anni, quasi 60.000 volontari, una rete fitta e capillare in grado di attirare quasi 1.600.000 euro per progetti di valorizzazione culturale e turistica, numeri che rivelano chiaramente l'apporto fondamentale di queste associazioni nella promozione del territorio veneto e uno stato di salute ottimale, nonostante le difficoltà evidenziate proprio dal riconfermato presidente Giovanni Folladoro. Soprattutto nell'organizzare i nostri eventi c'è una gran confusione, regole che si rincorrono diverse, dovrebbero essere uguali a livello nazionale, di fatto sono diverse comune per comune, funzionario per funzionario. È una situazione che sicuramente non può continuare, noi per questo ci batteremo. Non c'è in Italia una legislazione specifica per le manifestazioni temporanee, noi vorremmo che questa venisse attuata, venisse approvata, e in modo poi da dare delle regole certe, perché è importante tutelare chi partecipa alle nostre manifestazioni, ma è importante anche tutelare chi le organizza, cioè i volontari che dedicano gratuitamente il proprio tempo per il territorio non possono rischiare. Fondamentale il rapporto con le istituzioni, in particolare con la Regione. Noi siamo stati a fianco alla Regione Veneto in tanti progetti di valorizzazione del territorio, accanto alle comunità locali, alle province, ai comuni, in tanti progetti che valorizzano i prodotti tipici del territorio, come il progetto Gusto Veneto, che promuovono le tradizioni del territorio, come col progetto Spettacoli di Mistero. Un altro progetto che presentiamo oggi, la conclusione sul recupero delle ricette dei nostri nonni, sul chiamato cucina la crisi, cioè in un tempo di crisi andiamo a riscoprire come si mangiava una volta, piatti poveri ma piatti che hanno un loro grande valore sia da un punto di vista storico ma anche da un punto di vista alimentare, e poi il rapporto con le scuole, con i giovani. Noi abbiamo lanciato un grande progetto sull'identità veneta, perché è importante che anche le nuove generazioni sappiano da dove vengono, quali sono le loro origini, e su questo abbiamo trovato una grande collaborazione da parte di tutte le scuole. Pensi che sull'ultimo concorso che noi abbiamo fatto sul territorio veneto sono state ben 185 i progetti presentati dalle scuole del Veneto, un numero veramente considerevole. E dalla Regione sostegno e interazione. Il lavoro che stiamo svolgendo assieme alle Proloco è un lavoro importante, è già iniziato parecchio tempo fa quando abbiamo rinnovato tutti gli uffici IAT regionali, alcuni dei quali sono gestiti proprio dalle Proloco. Abbiamo dato un'immagine coordinata sul territorio in maniera tale che il turista, quando viene in Veneto, da questo punto di vista capisca esattamente dove si trova e a cosa va incontro. E altro intervento importante che abbiamo fatto è con un progetto legato alle ipovie nel Veneto, che le stiamo svolgendo grazie al lavoro sapiente dell'UMPLI, e devo ringraziare tutti i collaboratori che noi sappiamo, insomma, è gente che lavora senza stipendio, volontariato, e il Veneto si regge sul volontariato, sul numero di associazioni e sul numero di iscritti al volontariato, prima regione in Italia. Beh, sì, ricordiamo innanzitutto che un Veneto su 5 fa volontariato su tutti i fronti, e questo ne è un esempio. Le Proloco sono un esempio di promozione e sviluppo del territorio tramite volontariato. Ovviamente la regione vicina a tutto questo settore, il settore del volontariato e in modo particolare quello delle Proloco, è del tutto evidente che le normative sempre più complesse rendono la vita sempre più complicata anche per il mondo del volontariato. Basti pensare a quanto accaduto al Molinetto della Croda con il rinvio a giudizio del presidente della Proloco. Quindi da parte nostra, oltre che un aiuto concreto in termini economici, è necessario provvedere ad una semplificazione normativa in modo da non mettere in particolare e ulteriori difficoltà tutto quello che è appunto il mondo del volontariato e delle Proloco, perché non siano chiamati a rispondere poi per responsabilità molto pesanti, cosa che accade sempre più frequentemente. Quanto sia significativo il ruolo delle Proloco anche a livello comunale, nelle parole del sindaco di Longarone. Io penso che nessun comune
può fare nulla senza le Proloco. Penso che siano un indispensabile braccio operativo dei comuni, soprattutto di questi tempi quando c'è bisogno di volontariato, di associazioni che soprattutto si mettano a disposizione della comunità, e quindi il ruolo delle Proloco è fondamentale, e questa assemblea per noi è sicuramente un motivo d'orgoglio poterla ospitare qui a Longarone, soprattutto perché qui soprattutto c'è una Proloco molto attiva con un presidente che è Roberto Sant, che devo ringraziare per tutto quello che fa, non solo per la Proloco ma proprio per l'intera comunità. È sempre una presenza, diciamo così, attiva su tutti i fronti. Ma quello che è importante è che la funzione della Proloco, ad esempio nel nostro comune, è anche di ufficio turistico. Ci troviamo di fronte a molte realtà dove manca questo servizio per i cittadini, per i turisti. Quindi noi abbiamo anche questa fortuna e quindi una doppia soddisfazione poter essere qui oggi ad ospitare tutte le Proloco del Veneto. Quale la possibile evoluzione in futuro di queste relazioni Proloco e istituzioni? Direi che è sempre più importante, dato anche la scarsità di risorse che noi purtroppo negli ultimi anni abbiamo registrato, in particolare nel 2016, il rapporto con associazioni, diciamo, di volontariato come sono le UMPI, che conoscono il territorio e che tra l'altro stanno lavorando in linea con quello che è la linea strategica della Regione Veneto, legate per esempio a far conoscere quel territorio differente rispetto alle mete turistiche classiche, penso a Venezia piuttosto che a Verona, ma far conoscere il resto del territorio Veneto, grazie per esempio al cicloturismo, al cosiddetto turismo slow e all'enogastronomia, le associazioni di volontariato delle Proloco possono fare molto da questo punto di vista. Si può pensare ad un'ulteriore professionalizzazione di queste associazioni? Beh, diciamo che da un certo punto di vista questo avviene già, perché a livello regionale noi abbiamo delle persone all'interno del Proloco che fanno questo di mestiere. Ritengo difficile renderlo, diciamo, professionale anche a livello locale, perché forse si verrebbe anche a togliere quella che è questa unicità, peculiarità che è proprio il volontariato a livello comunale. Quindi la professionalità va bene a determinati livelli. A livello, diciamo, di rete sul territorio forse è bene che rimanga così. E ascoltiamo le voci dal territorio. Beh, fare volontariato è una cosa importante soprattutto anche per il nostro paese e per le nostre tradizioni. Noi come Proloco Sedico ci siamo presi anche l'impegno di gestire la nostra villa, che è la Villa Pat, di proprietà della provincia. La stiamo gestendo da 2 anni circa e comunque è un bel impegno, e vediamo che anche è fruibile da parte di tutti i nostri cittadini e anche altri. Quindi hai anche una soddisfazione nel vedere che, insomma, anche sei apprezzato anche dai cittadini del nostro paese, insomma, ecco. Dopo comunque è sempre un grosso impegno e tanto tempo da dedicarci, insomma, ecco. Perché io dico che non è sufficiente criticare le attività che vengono fatte, bisogna anche partecipare. Inoltre non basta solo partecipare alle escursioni, alle sagre e alle feste, ci sono anche questi momenti in cui bisogna scegliere chi porta avanti le iniziative di noi volontari. Ecco, io sono qua in sostituzione del presidente della Proloco di Busche e rappresento volentieri questa realtà, che è una delle tante della provincia, molto, molto importante. Se non ci fossero le Proloco mancherebbe un tassello fondamentale per l'attività anche turistica. Alle Proloco vengono delegate molte volte delle attività che sarebbero proprie dei comuni e degli enti pubblici e vengono fatte svolgere in modo assolutamente gratuito. Come si posizionano le Proloco bellunesi in rapporto alla realtà regionale? Direi che la provincia di Belluno si posiziona molto bene, perché in questi ultimi 5-6 anni si sono aumentate il numero di Proloco, siamo arrivati a 55 Proloco, a 7 consorzi, e quindi questo mi dà molta soddisfazione, e naturalmente soddisfazione viene data dalle Proloco nel lavoro che esercitano nei vari comuni, nelle varie entità della provincia. Un problema che negli anni si è evidenziato è il coinvolgimento dei giovani.
Sì, ecco, noi abbiamo bisogno senz'altro di ricambi, purtroppo chi guida il Proloco ha una certa età, abbiamo bisogno di giovani, i giovani ci sono ma non sono costanti, quindi abbiamo bisogno di costanza, più gente giovane che si prenda in carico la direzione delle Proloco. La realtà veneta è guardata e riconosciuta come validissima a livello nazionale. Le Proloco venete sono una realtà di esempio per tutte le altre Proloco italiane, lo sono sempre state, perché non dimentichiamoci che la nostra associazione fra i padri fondatori aveva come punto centrale il Veneto, quindi il Veneto è sempre stato un punto di riferimento. Noi crediamo a livello nazionale per i prossimi 4 anni, ma soprattutto nei primi anni prossimi, di dover seguire con molta attenzione un cambiamento profondo che si sta verificando nel mondo dell'associazionismo, perché è stata varata una legge quadro che dà delega al governo di riordinare tutto quello che è il volontariato, sarebbe la legge sul terzo settore. Per il momento noi abbiamo soltanto una cornice, più alcune indicazioni di massima, ma dipenderà molto da come verranno fatti i decreti attuativi, perché questo potrà creare problemi o risolvere problemi soprattutto alle Proloco, perché se l'indirizzo sarà quello di portare avanti tutte insieme le associazioni come sembra, noi rischiamo di avere dei vantaggi da una parte ma di perderne degli altri, quindi è una cosa che seguiremo sicuramente a livello nazionale con attenzione. Io credo che il punto focale dell'UMPRI è quello di mettere sempre le Proloco al centro delle proprie iniziative, perché non scordiamoci che questi meravigliosi volontari, che amando la loro località portano avanti con spassionato disinteresse manifestazioni, convegni, tutto quello che serve per far valorizzare la propria località, sono unici e insostituibili. Quindi un plauso alle Proloco del Veneto per tutte le attività che svolgono e continuano a svolgere. Infine, tutto l'orgoglio e la passione del presidente della Proloco di Longarone, organizzatrice dell'evento, con un ultimo appello. La Proloco di Longarone è stata la fondatrice di Longarone Fiere e ne siamo orgogliosi. Adesso è una realtà che è conosciuta non solo in provincia ma soprattutto anche fuori provincia. La Mostra Internazionale del Gelato ci dà grandi soddisfazioni. Andiamo avanti sempre, bisogna rinnovarsi e continuare. Alla parte politica, come dirò nel mio discorso, auspico e chiedo di fare fatti. Parole basta, per cortesia. Abbiamo bisogno di essere snelli e di fare il nostro volontariato in serenità, non oberati dalla burocrazia e da mille impegni.